non da tecnici, ma sappiamo già. Purtroppo Paolo appunto diceva una piccola riva. A Salerno, nel cuore della città, ha fatto un quartiere operaio, però che ormai è il centro, anche il centro della città, dove una volta negli anni 60 c'era la zona industriale, sorge questa fonderia Pisano. E se all'Ilva appunto c'è l'Ilva, a nord a Trieste c'è l'altra Ilva, a Salerno c'è la piccola Ilva. Piccola Ilva però che fa gli stessi danni. Noi abbiamo registrato, poiché gli organi, le istituzioni che dovevano fare il loro dovere, dovevano garantire uno studio epidemiologico, garantire un'informazione innanzitutto e indagini, non l'hanno fatto. Primis è il Servizio Nazionale Sanitario, Servizio Sanità Nazionale, l'ASL di Salerno è stata sempre, nella migliore delle ipotesi, ha guardato altrove, nella peggiore è stata complice di Pisano in questi decenni. E possiamo portare un esempio proprio banale, diciamo proprio simbolico di quello che stiamo dicendo, delle accuse che stiamo facendo. Proprio ad un convegno dove partecipava Medicina Democratica, c'era il dottor, c'era Paolo Fieto e Stadio Rolia, parlavamo di senza salute non c'è lavoro, era questo il titolo del convegno. All'improvviso in questo convegno, dove dopo l'intervento dei dottori di Medicina Democratica, dove specificavano che spesso il medico delle fabbriche non fanno uscire fuori le malattie degli operai perché non conviene, perché sono pagati dalla fabbrica, dalla proprietà, e perché all'INAIL non conviene sapere quanti sono gli ammalati, le malattie professionali, eccetera, eccetera. Proprio in quell'occasione, all'improvviso, una persona che aveva partecipato al convegno senza presentarsi, in disparte, in compagnia di un'altra persona, si palesa e dice di essere, solo dopo aver attaccato, tentato di attaccare le affermazioni di Medicina Democratica, che erano legittime ed erano chiare ed erano semplicemente delle affermazioni supportate da elementi, interviene e scopriamo che questa persona era un medico dell'ASL di Salerno, il responsabile del lavoro, quello che si occupa della salute dei lavoratori dell'ASL, un certo Crescenzo, che era venuto in compagnia, fa sorridere come lo racconto, ma per farvi capire le connivenze, era venuta in motocicletta insieme alla proprietà Pisano, a Patrizia Pisano, una sorella di quello che gestisce le sorti di questo piccola Ilva. In compagnia erano venuti, si erano nascosti nel convegno, avevano attaccato le accuse, le riflessioni che venivano fatte. Quindi complicità, un ente, l'ASL, che deve tutelare la salute dei cittadini, se la faceva in compagnia della proprietà, che in quel momento e in quel periodo era sotto sequestro della magistratura, per due motivi, per farla breve. Uno, perché quella fabbrica, secondo la Procura di Salerno, ha un'autorizzazione integrata ambientale che è illecita, illegittima e inefficace, ovvero è stata data su falsa documentazione prodotta anche dall'ARPAC e dai dirigenti della Regione Campania che sono sotto inchiesta, dagli stessi dirigenti, tre dirigenti e cinque funzionari dell'ARPAC di Salerno che sono sotto inchiesta e che per entrambi gli enti è stato chiesto e al giorno dovrebbe arrivare il rinvio a giudizio, quindi la chiusura delle indagini che sono durate 4 anni, e quella fabbrica era sequestrata e l'ASL veniva in compagnia della fabbrica sequestrata a tutelare gli interessi di chi viola la legge, ma soprattutto danneggia la vita e l'ambiente. Diciamo questo oggi con convinzione e con certezza, perché
Noi abbiamo solo noi cittadini trovati intorno alla fabbrica, a pochi chilometri, nei quartieri. Guardate che questa piccola riva fa danni e gli miasmi intollerabili, la puzza anche di ferro bruciato, la puzza di morte, che noi definiamo così, che si diffonde, non è nel quartiere di Fratte, di Matiello, di Cappelle, arriva nel cuore della città, la stazione di Salerno, e coinvolge tre comuni, Salerno, Paralisse e Pedresano. Perché per una conformazione, che viene anche spiegato nello studio stesso, che probabilmente ci arriviamo, e in questo studio la Valle dell'Irno permette questa amplificazione dei veleni, sia come polveri, sia come miasmi intollerabili, come puzza e come molestia olfattiva, che di per sé già è un reato del nostro ordinamento giuridico grave, perché noi siamo abituati a vedere le friggitorie che le chiudono perché la puzza che cacciano è supera i limiti di tolleranza, però la fabbrica non viene chiusa. A un certo punto, arrivando allo studio SPES, che è anche una cosa che può interessare, che attinente anche alla giornata di oggi, questo studio spesso che è fatto dall'Istituto Sperimentale Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, quello di Portici, è stato dato mandato a questo istituto di fare questo studio, non quello classico epidemiologico che noi pure chiediamo da tanti anni, ma su persone sane. Sono state scelte 400 cittadini a partire dal centro di quello che loro pensavano potesse essere la causa dell'inquinamento, quindi dalla fonderia Pisano, come ipotesi, e oggi è confermato che è così. Si parte da là, ci stanno due cerchi concentrici fino a 3 km. Siamo stati sorteggiati con un metodo random e con alcuni criteri scientifici, e in queste persone sane, tra cui ci sono anch'io, nella maggioranza del campione è stato riscontrato, nella prima relazione che vi lascio, che è una relazione provvisoria, quindi ancora non completa, hanno trovato la presenza di 10 metalli potenzialmente tossici superiori alla media. Oltre a questo, il suolo, hanno ritrovato tutti questi metalli superiori ai limiti di legge intorno alla fabbrica, sempre nei 6 km, e nel fiume Irno, quindi anche il mare di Salerno viene inquinato sia a livello di inquinamento atmosferico, sia proprio direttamente dalla fabbrica, dalla piccola riva. Quindi siamo arrivati al punto che la fabbrica viene sequestrata nel 2016, quando ancora non c'era questo studio provvisorio, che ancora deve essere completato, e ancora deve far venire fuori tutta la gravità e l'allarme sociale e sanitario che c'è, con la complicità delle istituzioni e il Comune di Salerno, che non ha fatto nulla. Lo diceva prima il sindaco di Napoli, vostro sindaco, sindaco il primo responsabile della salute, dalla direttiva Seveso in poi è stata rafforzata questo ruolo. Sindaco di Salerno, pur avendo avuto per ben 3 volte dal 2015 la possibilità di emettere un'ordinanza per l'emergenza sanitaria, non l'ha fatto. Quindi stiamo parlando di questo. Perché ha avuto la possibilità? Nel 2015 l'ARPAC di Caserta, mandata per la prima volta alla procura Caserta e non Salerno, trova l'inferno della fabbrica, l'inquinamento massiccio delle tre matrici, aria, suolo acqua e suolo e aria. Perché questa fabbrica sorge vicino al fiume Irno, quindi tutto lo schifo che esce da lì, senza essere filtrato, senza essere depurato, viene messo nel fiume, senza realizzazione.
E nel fiume Ilo, solo a valle delle fonti di Pisano, nei sedimenti, i metalli che si sono trovati sono stati superiori 10 volte ai limiti di legge, cadmio, piombo, zinco, eccetera, eccetera. Invece di essere 100-120 valori, li hanno trovati a 1200-1300. Riguardo al suolo, all'aria, l'inquinamento atmosferico, hanno immesso, come dice già la procura nel 2011 nel processo, perché nel frattempo ci sono stati vari processi, hanno trovato che mettevano sostanze, polveri sottili, metalli pesanti, polveri cancerogene per la salute umana, lo diceva già il PM del 2011, già la procura. Ma hanno trovato, per esempio, ne porto un esempio per tutti, che il monossido di carbonio che la fogliatura alcalino E1 poteva emettere con un valore uguale a 1000, massimo 1000, ne emetteva 12.790, quasi 13.000. Quello era uno degli esempi che portiamo. Tutto questo certificato dalle relazioni dell'ARPAC, lo studio Stress e da tutti i controlli che dal 2014 in poi si sono effettuati. Tutto questo, c'è una vicenda giudiziaria che non è un paese normale, io proprio parlava, lo diceva Paolo, sembra di stare in Messico a Salerno, e la fabbrica viene chiusa dalla procura a giugno 2016, viene magicamente riaperta a dicembre 2016 dal tribunale del riesame, dove il presidente di questo tribunale di esame, un certo magistrato Sgrolla, è lo stesso che ha bruciato le intercettazioni telefoniche di Vincenzo De Luca quando era parlamentare, era requisito per gravi reati, per poi arrivare alla Corte di Cassazione che disse che quelle intercettazioni potevano essere utilizzate nel processo. Però purtroppo non c'erano più, perché all'epoca GIP Sgrolla fu talmente zelante che le fece bruciare subito, e paradossalmente ironia della sorte probabilmente nelle fonderie pisane, perché noi non abbiamo inceneritori e la fonderia viene utilizzata dalla procura anche per bruciare la droga e altre attività sequestrate dalla procura, quindi viene utilizzata. Quindi tutte queste funzioni. Parliamo di una quindi viene magicamente riaperta 28 settembre 2017, mi appresto a concludere così non mi tolgo tempo, però giusto per fare la ricostruzione. 2017 settembre la Corte di Cassazione, che è stata chiesta di esprimersi sulla vicenda dalla procura, dal procuratore capo, dice all'esame: guardate, avete sbagliato, annulla il provvedimento di dissequestro e rinvia le carte allo stesso tribunale degli esami per accoglie tutte le tesi della procura e dice addirittura all'esame, al dottor Sgrolla, al magistrato: guarda che non ti sei accorto dalle altre cose che la fabbrica, quando ha ottenuto l'AIA che la procura ha definito illecita, illegittima e inefficace, ha presentato le carte false, perché ha presentato lo stabilimento a livello di cartine di rappresentazione dello stabilimento, solo il cinematografico, solo il 50%, tutta la parte relativa al fiume non l'ha presentata, quindi ha autorizzato per il 50%, di che stiamo parlando? Per questo motivo per cui il dirigente della regione è stato probabilmente da giorni inviato a giudizio e sotto inchiesta, però il presidente del tribunale d'esame non può essere messo, almeno per il momento, sotto processo per questo, no, però non si è avuto una svista, non se ne è accorto. Il esame il 9 di aprile si è riunito, è stato presieduto come controparte quella che vuole il sequestro di nuovo dal procuratore capo in persona Tempo, e c'è stata la discussione. A giorni, lunedì, martedì dovrebbe uscire questa benedetta sentenza che ci auspichiamo tutti
ristabilisca giustizia e rimette il sequestro. Ma abbiamo i nostri dubbi. Purtroppo abbiamo una brutta sensazione e vogliamo anche dire un'altra cosa, che nel frattempo la Regione Campania è stata costretta da noi, io per questo vi ho chiesto di parlare prima, perché alle 12.30 abbiamo un incontro con il vicepresidente della Regione Campania, come comitato, c'è una delegazione che mi raggiungerà a Palazzo Santa Lucia, perché abbiamo costretto, dopo i risultati della stessa e così via, il governatore De Luca, che ha preso atto, almeno sembra di aver preso atto, che non poteva più prolungare i tempi e quindi ha fatto revocare l'area alla fonte di Avisano e ha fatto negare la valutazione impatto ambientale che era in corso da 2 anni, che anche lì noi siamo intervenuti più volte a dire al dirigente guarda che ci sono dei tempi contingentali, che stai facendo? Cioè negare vita a Pisano per poterci avvelenare. E quando noi diciamo con condizioni di causa ci hanno avvelenato fino ad oggi, perché nel 2017, dopo che magicamente gli esami hanno aperto la fabbrica, quindi tutto il 2017, l'APAC di Salerno con comodità da gennaio è andato a maggio a fare i controlli e ha dovuto riscontrare che la fonte di Avisano per tutto il 2017 ha violato 9 BAT, che sono le migliori tecnologie per abbattere gli inquinanti, quelle che ti permettono di avere l'aria, quindi nel 2017. Ma la cosa più bella è che ha violato una BAT che permetteva di creare la diossina. Loro hanno dovuto scrivere, costretti nella relazione finale che ho qui non invento le cose, che la fonte di Avisano avrebbe potuto creare come ipotesi anche la diossina, perché hanno dovuto chiamare l'ARPAC nell'estate del 2017 il procuratore Lembo per telefono, lo dico nella relazione, e il procuratore ha mandato i 2 PM lì con i 9 e hanno verificato che 20.000 tonnellate di metalli pesanti, vecchi, gli stessi che negli anni 90 furono sequestrati al porto di Salerno, che erano radioattivi e che dovevano essere fusi nella fonte di Avisano, anche un altro episodio negli anni 90, comunque hanno trovato che quei metalli, nonostante avessero le bolle che dicevano che erano stati ripuliti, erano intrisi di olio e di sostanze impure che bruciate creavano diossina. Questo luglio, maggio, giugno del 2017, l'ultimo esempio, la procura mette un sequestro parziale sullo stabilimento di quei metalli. Quindi di cosa stiamo parlando? Già questo basterebbe per convincere il dottor Scroia a rimettere immediatamente il sequestro. Alla fine arriviamo che la regione costretta a revocare l'aria, viene chiusa la fabbrica, fanno ricorso al TAR, il TAR, il collegio di Salerno. Noi fino a mo' abbiamo avuto sempre ragione quando andiamo a Roma, la Cassazione sta a Roma, il TAR magicamente per un cavillo formale, che poi tra l'altro non dovrebbe essere neanche vero secondo i tecnici e secondo i dirigenti della regione, ritiene che per un motivo non sostanziale ma formale la regione ha sbagliato a fare l'atto e quindi sospende la revoca dell'aria. Quindi la fabbrica riapre, le polveri nere, ieri abbiamo fatto dei video, in italiano, se sapevo le davo così io li facevo vedere sullo schermo, l'abbiamo pubblicato. Ieri abbiamo fatto un video che le polveri che abbiamo raccolto in un negozio a 500 metri e nelle case, messe su un foglio bianco, sotto mettiamo la calamita, le polveri vanno avanti e indietro, quindi sono metalliche, sono polveri che noi respiriamo, che mettiamo nei nostri polmoni e la puzza è ritornata. Quindi stiamo su questi livelli. Io sto qui innanzitutto per ringraziare Medicina Democratica per il lavoro che svolgete per noi comunità, per i cittadini, per il lavoro che fate, per la tutela dell'articolo 32 della Costituzione, il diritto
diritto alla salute, mi fa, concludo dicendo che è importantissimo quello che ha detto anche, ho seguito in parte purtroppo la relazione del presidente dell'associazione, mi scuso perché avevo appuntamento con la fanpage dell'intervista che deve fare un servizio sulle fonderie, purtroppo i tempi erano questi, però ho sentito alcune cose, ma è importantissimo quello che si è detto già qui, anche da parte del sindaco, quando dice che troppo spesso la legalità non corrisponde alla giustizia. Troppo spesso, ed è importantissimo anche sottolineare che chi inquina paga, questo la legge lo prevede, ma secondo il figlio del governatore di Roma, lo stesso che sta nell'inchiesta di fanpage che faceva l'ex assessore al Comune di Salerno, in un incontro pubblico dove abbiamo dei video, ci disse che avevano convinto Pisano che quando sarebbe andato via là avrebbe bonificato, come se faceva piacere. Quindi il figlio di De Luca non conosceva l'assessore, la legge gli dice che chi inquina paga, e poiché quando sarà fatta la bonifica, noi speriamo il più breve tempo possibile, in quel territorio non troveranno solamente i morti, perché probabilmente non ci sono sotto, o perché probabilmente essendo una fonderia possono essere stati, diciamo, spartiti diversamente. Questa è una battuta, non abbiamo prove, però ricordiamo, questa è la prova, che in quella fonderia avevano un accordo con la NATO, quindi bruciavano i carammati provenienti dalla guerra in Iraq, quindi radioattivi, e bruciavano avevano un accordo con le ferrovie dello Stato, gli stessi vagoni dei treni pieni d'amianto che erano stati poi diventi a isochimica da Bellino dai giovani della campagna. Quindi noi vedevamo passare questi vagoni, i carri armati negli anni 90 che andavano lì, naturalmente non venivano divisi dalla gomma, dai cingoli, fino all'anno scorso, 2 anni fa, nel 2015 abbiamo le foto che le bombole di gas erano verniciate, la vernice, io sì, ma no, i medici me lo possono dire, nel 2004 il primo processo, quando io feci la denuncia alla Comune della Repubblica, ero consigliere comunale a Salerno, e partì il primo processo, i 9 trovarono un piazzale pieno di pneumatici dei camion. Ma che ci facevano all'interno della fonderia? Se non fanno aumentare velocemente l'accensione del forno, creare diossina e favorire il profitto dell'imprenditore pisano. Quindi scusatemi la lunghezza, però le cose sono tante. Vi ringrazio e noi faremo a maggio un altro convegno in Milano con Medicina Democratica. Vi ringraziamo come cittadini per essere, per come associazione, per il lavoro fondamentale che fate per tutta la comunità. Grazie. Grazie a Lorenzo Forte, che ricordiamo è stato pure oggetto di minacce fisiche per quest'opera di inchiesta. Tra altre cose, in questa vicenda ci sono state delle vere e proprie aggressioni agli attivisti, certo, del comitato di tratte, quindi è una testimonianza coraggiosa che viene da una città del tutto piccola, e quindi diamo atto agli attivisti di tratte di essere veramente un punto di riferimento.